Buongiorno, buongiorno e benvenuti sul canale di Grillo 2209. Allora, oggi facciamo un video brevissimo. In pratica, io ho guardato un po' su internet perché mi serviva rimettere il DB Killer nell'Arrow. E dato che ho trovato video solo di come togliere il DB Killer, mi è venuto in mente di fare un video su come mettere il DB Killer. A me serve perché andrò 2 giorni in Francia e, viste le strade che dobbiamo fare, tutta una serie di gole, fa troppo bordello e di conseguenza, per essere un po' più sicuro, monto il DB Killer. Di video sul montaggio non ne ho trovati solo esclusivamente sullo smontaggio, quindi faccio un video sullo smontaggio e sul rimontaggio del DB Killer sperando che sia utile a qualcuno. Inoltre vi do un aggiornamento sugli specchietti, purtroppo quelli della Stealth Mirror bellissimi, bellissimi, ma il sinistro non regge. Questa volta ho perso proprio lo specchietto, si è proprio crepato, quindi siamo in attesa di Steph che dall'America me ne rimanderà un altro nuovamente modificato per cercare di evitare questa rottura. Lui ha detto che siamo in pochissimi che hanno questo danno e che probabilmente la nostra ha una vibrazione più alta rispetto alle altre. Mi sembra un po' una. Però, vabbè. Nell'attesa vi faccio vedere cosa ho montato. Eccoli qua. Bellissimi non sono, eh? Bellissimi non sono, però sono regolamentari e fanno la loro funzione. Il montaggio è molto veloce, quello sinistro, quello destro un po' meno. Va smontata la pinza, del freno perché altrimenti non ci passa e, come vedete, viene schiacciato un po' il supporto perché non ci sta. Calcolate che qui il manubrio si ingrossa e quindi il supporto non basta, e qui, che basterebbe, ma non ci entra perché lo spazio è troppo piccolo. Quindi diciamo che per adesso tengo questi, ho già in mente una ulteriore modifica, vi farò sapere. Ok, procediamo adesso allo smontaggio del DB Killer. Che cosa vi serve? Vi serve una pinza per trigger di questo tipo, cioè di quelle in apertura e quindi non in chiusura, in apertura, e una pinza. Quindi adesso vediamo cosa bisogna fare. Come vedete, lo scarico ha questo anellino con 2 fori che serve per tenere bloccato il DB Killer, altrimenti verrebbe sputato fuori. Quindi noi dobbiamo eliminarlo. Come si fa? Con la pinza aperta si chiude, si vanno a inserire dentro ai 2 buchi di questo anello, si stringe e viene fuori. Eccolo qua. Dopodiché bisogna tirare fuori il DB Killer, quindi lo si prende con le pinze e con energia, non avendo paura di rovinarlo perché tanto si rovinerà. E voilà, ecco qui il DB Killer. Lo abbiamo tolto. Giusto per facciamo un sound check senza DB Killer. Ok, adesso andiamo a rimontare il DB Killer. Quindi facciamo le operazioni esattamente all'inverso. Prendiamo il nostro DB Killer. Ha una sagomatura verso il basso, quindi va inserito in questo senso. Lo inseriamo, lo spingiamo in giù, quindi a creare un vano qui all'interno. Prendiamo il nostro anello, ci infiliamo le punte negli appositi orifizi, stringiamo per ridurre la circonferenza. Lo andiamo a inserire all'interno e voilà, il DB Killer è montato. Sound check
anche in questo caso. Decisamente più umano. Una premessa, io il DB Killer gli ho aumentato il diametro dei fori, di conseguenza non è proprio uguale all'originale, ecco, mettiamolo così. Bene, il video è finito, brevissimo, spero sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete mi piace, se volete rimanere aggiornati cliccate sulla campanella e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!